mostra della fabbrica di Carosello nasce da un progetto di recupero della memoria storica della trasmissione nata nel 1957, che ha concluso il suo percorso nel gennaio del 77, quindi dopo 20 anni, e che ha rappresentato un momento straordinario e importantissimo della nostra televisione e del mondo della pubblicità. Carosello ha rappresentato in quel periodo un elemento di unificazione nazionale, perché con la televisione che, cominciando ad arrivare in tutte le case in Italia, con Carosello ha dato dei suggerimenti di vita, di interessi comuni per tutto il paese. Carosello ha raccolto in quel momento gli attori, i cantanti, gli autori, i registi, i disegnatori più importanti del nostro paese e li ha coinvolti per creare degli spettacoli, degli spettacolini brevissimi, intensissimi, costruiti al meglio perché devono essere efficaci, gradevoli, coinvolgere e conquistare la gente nell'arco di un paio di minuti. Il risultato è stato straordinario. Ogni sera c'erano 4, poi 5 filmati, tutti diversi, e diventava un appuntamento alla fine della giornata, prima che i bambini andassero a letto e cominciasse l'appuntamento serale dell'ultima trasmissione dell'unico canale televisivo dell'epoca, Rai 1. Carosello puntava soprattutto sul pubblico dei bambini. Il bambino diventava un moltiplicatore forte del messaggio pubblicitario. Il fatto che la memorizzazione di canzoncine, di jingle, di battute particolari fosse ripetuto era molto utile e importante per i pubblicitari. Erano quei tormentoni che però non erano sgradevoli, ma era una cosina gradevole, una cosina simpatica che rimaneva nella memoria e ancora a distanza di 40-50 anni può essere ricordata con piacere. Io ho sempre avuto fin da bambino l'idea di fare i cartoni animati. Il personaggio di Carosello nascono per pura coincidenza. Secondo il prodotto che si deve fare, prima si fa il personaggio e poi dopo si fa il prodotto. Uno dei casi che ricordo bene era quello di Trinchetto. Era un'acqua minerale, faccio un marinaio. È venuto fuori Trinchetto. Il vigile mi è venuto fuori perché anche lì c'era un certo tipo di prodotto. La combinazione uscendo ho visto un vigile, ma perché non faccio un vigile? Ma il vigile, logicamente, non il vigile reale, il vigile deformato, inventato, e ho fatto il gioco al vigile. Io mi ricordo quello del frate, quando si levò in ultimo Cimabue, Cimabue, è rimasto in mente Cimabue, Rispa Teresa, Babutte e Figliut. Molte volte venivano fuori delle cose anche che non è che uno le cercasse proprio. Arrivavano, il produttore diceva: senta, ci può fare una cosa un po' ridicola? Ecco, fate il più strampalati possibile, ed è venuto fuori da Cabanda. In questo carosello Andrea vi porterà in compagnia di Oracolo per paesi e città. Tacabanda! La mia esperienza è negli anni 60-61, sono partito da lì, cioè l'inizio dei caroselli a Milano. Oggi le idee le danno le agenzie, allora era la casa di produzione. Conquistava il carosello se aveva un'idea eccezionale, perché lo spettacolo del carosello non doveva assolutamente interferire con la pubblicità. I set erano o dal vivo o esterni, oppure nei teatri di posa. Fare un carosello era un piccolo corto. Ne dovevamo fare 5, uno al giorno, ed era una corsa. Il mio carosello più importante è stato Olive Sacrà. L'agenzia di Torino aveva inventato questo movimento di olivo lì, olivo là, e aveva colpito, era molto strano. La gente ricorda subito Angelino, Tote Tata, Susanna, Carolina, Caballero, Carmensita, Papalla, quelli di Totò, quelli delle gemelle Kessler, oppure quello della bionda della Perroni. In questa mostra ci sono delle vere rarità che possono essere, non so, il Caglio Gregorio, oppure un Cocco Bill
di queste dimensioni, Peppino De Filippo nei panni di Pappagone, tra l'altro molto raro con questo fumetto dello slogan della Triplex, Unca Dunca, altri personaggi, Calimero e Topo Gigio, anche la linea di Cavandoli, Marcello Marchesi nei panni dell'uomo di mezz'età. Marcello Marchesi è stato il più grande copywriter italiano, con lui è nata la televisione, ha inventato tantissimi slogan tipo basta la parola per la file, qui o non è vero che tutto fa brodo. Quindi a lui gli si deve veramente l'anima di Carosello. Vigile Concilia pubblicizzavano per il brodo Lombardi, curiosità che all'epoca questa azienda era veramente messa male e grazie a questo geniale Carosello inventato da Gino Gavioli, dalla Gamma Film, si è risollevata. C'è qualcosa in questi spettacoli, in questa creatività espressa in modo così vario e spettacolare, ma con dei ritmi e dei tempi più lenti della pubblicità di oggi, che devono far pensare anche i pubblicitari di oggi. Nella pubblicità attuale di Carosello non ci rimane niente, perché la parte racconto non c'è più. O se c'è un racconto, come ci sono in certi spot, è sempre inerente al prodotto, cosa che non lo era prima. Ritornare a fare il Carosello oggi con i mezzi che abbiamo, con la gente che creativi che sono maturati, secondo me si farebbe un bello spettacolo. Carosello era una cosa completamente unica a parte. E oggi la pubblicità si fa in un minuto, si fa in un secondo, quello che arriva arriva, l'importante è che il prodotto, diciamo, lo si continua a dire. Far divertire il più possibile, questo è importante. Spero, andando di là, di avere la matita alla carta per andare avanti. Questa è una cosa molto importante.